E salve popolo del web, benvenuti o bentornati sul mio canale, qui siete connessi con Borzeta e oggi andremo a continuare Until Dawn. Allora, l'altra volta possiamo dire che avevamo finito il prologo, quindi adesso diciamo che inizia il gioco vero e proprio, quindi andiamo. L'analista. Prima di iniziare, vorrei essere sicuro che tu capisca alcune cose. Nessuno può cambiare quello che è successo. Il passato va oltre il nostro controllo. Devi accettarlo per poter andare avanti. Ma questa rivelazione racchiude la libertà. Quello che fai, le decisioni che prenderai d'ora in avanti apriranno le porte per il futuro. Voglio che lo ricordi, voglio che lo ricordi mentre giochi la tua partita. Ogni singola scelta influenzerà il tuo destino e quello di chi ti circonda. Quindi mi sta spiegando il gioco. Va bene, calmati. Ok, hai deciso di cominciare questo gioco. È importante. E io voglio aiutarti a comprenderlo. Grazie. A volte queste cose possono fare paura o perfino terrore, ma io sono qui e farò in modo che tu possa sempre trovare un modo per farcela, a prescindere da quanto siano penose. Grazie. Ok, inizieremo con un semplice esercizio. Potresti prendere la carta? Ora osserva la figura sull'altro lato e dimmi che cosa provi. È essenziale che tu risponda onestamente per trarre il meglio da questa esperienza. Va bene. Ok. E allora? Cosa c'è? Ok. Come ti ha fatto sentire quella figura, onestamente? Felice o a disagio? Beh, a disagio. Tanto felice non mi sentirei, cioè, Ok, non l'onestà è un bene. E qual è la cosa che ti innervosisce? è che. Veramente non saprei, forse lo spaventapasseri. Cioè, non lo so. Anche quella casa là in fondo, cioè. Cupa, però credo lo spaventapasseri di più. Capisco, capisco. Facciamo finta che lo spaventapasseri non ci sia. Ti sentiresti a tuo agio in questo posto senza altri per un certo tempo, una settimana, per esempio. Sì, essere solo. No, no. No? E perché no? Soffrirei la solitudine o avrei paura? Cioè, entrambe le cose, è che. Cioè. Soffrirei la solitudine, cioè. C'è un confine sottile tra il piacere dell'isolamento e la solitudine dell'emarginazione. Forse è qualcosa che potremmo approfondire. Temo che non ci sia più tempo. Per ora. Alla prossima. E Alla fino ad prossima. allora cerca di circondarti di amici in un posto che ti faccia sentire al sicuro. Mi prendi per il culo? In un gioco horror non siamo mai al sicuro. Oggi è il primo anniversario dell'orribile tragedia che ha avuto luogo sul Monte Washington. Sceriffo Annie Klein, a capo delle indagini sul caso. Grazie dell'invito, Marty. Nostri ascoltatori, un aggiornamento su Anne e Beth Washington, le gemelle scomparse. Esattamente un anno fa le due Washington lasciarono la baita dei genitori e si avventurarono in una bufera di neve. Di delitto? Non ufficialmente, no.
C'è un individuo che consideriamo come persona di interesse, ma al momento non sappiamo dove si trovi. Ha un precedente interessante con la famiglia Washington. Li abbia messi in guardia dal proseguire il loro progetto edilizio, sostenendo che la terra fosse sacra per i suoi avi. Sappiamo che sulla montagna c'è ancora il vecchio sanatorio. Potrebbe nascondersi lì? I miei uomini hanno ispezionato la zona. Ragazze non avrebbero mai potuto raggiungerlo. Qualcosa su quella montagna sembra attirare i tragici eventi. Più di quanto immagini. Grazie per essere stata qui. Stasera vagli Washington. Melinda e il figlio Josh. Per l'anniversario della misteriosa scomparsa di Anna e Beth Washington. Oh, salve amici e spettatori. Aspetta, la rifaccio. Ok. Bene. Salve amici e spettatori. È davvero fantastico rivedervi tutti anche quest'anno. Per prima cosa voglio dire che sono super contento di dare il benvenuto ai miei amici all'annuale vacanza invernale a Blackwood. Dunque, per cominciare vorrei parlarvi un attimo di una cosa che forse sapete già. So che siete tutti preoccupati per me e so che sarà difficile per tutti noi tornare qui dopo quello che è successo l'anno scorso. Però voglio solo che sappiate il fatto che siamo qui per me significa davvero molto. E io so che Anna e Beth sarebbero proprio felici di vederci ancora insieme, di sapere che le pensiamo. Quello che voglio fare è passare del tempo con tutti voi. Voglio condividere momenti che non scorderemo mai, anche in ricordo delle mie sorelle. D'accordo? Ok, perciò voglio che sia una festa davvero sfrenata, va bene? Questo viaggio non lo scorderemo facilmente, ok? Sì! Memento mori, 10 ore all'alba. Va bene. Ma questo... perché chiamano sempre il macellaio quando ci sono persone? Il tempo sta iniziando già. Sentiero per la stazione della funivia. 21:02. Usa la levetta destra per muovere la visuale. Va bene. Quella luce là in fondo cosa sono? Corvo. Usa la levetta destra per guardarti intorno agli oggetti che brillano e che possono essere ispezionati. C'è solo questo qua. Oh, cosa? Il cancello non si apre, scavalca. Quindi dobbiamo cercare qualcosa. Qui mi sembra che ho visto qualcosa, brilla, appunto. Veloce o sicura? Beh, sicura, perché devo fare le cose di fretta. Madonna. Arrampicati o salta? Arrampicati. Dai, madonna. 30 anni. Mi sta facendo stancare di più a me premere i tasti. Che è lei? Fighissimo questo gioco. Almeno quando l'icona non muoverti compare sullo schema di nemico quando il più fermo possibile. Ah, ok. Sì, grazie. Grazie il tempo di leggere. Ecco, così. Fermo.
controller fermo. Carino. Bene, non è che si ficca subito dentro, no, rimaniamo ancora fuori. Se non sai come procedere con sotto l'obiettivo attuale, premendo il tasto R1. Beh, l'obiettivo credo che è andare per ora in casa. Almeno fino a qui dovrei saperlo. Popolazione indigene, profezie delle farfalle. Le tribù che un tempo abitavano queste montagne credevano che le farfalle fossero portatrici di sogni e possibili profezie. Il colore della farfalla indicava la natura della profezia. No, il totem, che cosa ci sarà? Trovare dei manufatti a forma di totem. Raccogli un totem e ruotalo per rivelare una farfalla colorata. E vabbè, è una profezia, vabbè, non ci sono arrivato. Vediamo che profezia. Se c'era un gufo e una persona che mi sembra quella di averla già vista. Il futuro è incerto. Sì, però aspettate. In qualsiasi momento per visione va bene. Andiamo nella casa. Anzi, aspetta, aspetta, che cosa c'è scritto là? E appunto stava anche brillante. Wow, graffiti in montagna. Oh, bellissimo, il passato va oltre il nostro controllo. Vabbè, appunto, quello in cui si basa il gioco. Si può entrare? Chris? Sì. Ci sei? Ok. Da dove entriamo? Lo design. La tua borsa è qui, dove sei? Non è che sei nella borsa? Ah, sicuramente beh, c'entra. Che cos'è che abbiamo qui? Spia o chiudi lo zaino? Non lo so, non lo so. Spiamo, dai. Le farfalle, quindi vuol dire... Aha! Compare quando le tue azioni guarda cambiano la storia del gioco. Curioso. Chris. Ok. Mi hai spaventato. Scusa, sei la mia segretaria? Stava vibrando. Bene, ehi. Grazie per la notizia. Ora ci penso io. Oh, ehi, ho trovato una cosa niente male. Cioè? Non te lo dico, devi vedere da sola. Vieni, di qua. Dove? Proprio qui, vedrai che roba super. Lo immagino. Cos'è sta roba? Ta-da! Niente male, eh? Già! Andiamo, guarda queste bellezze! Beh, bellezze non è la prima parola che mi viene in mente. Cosa diavolo ci fanno qui? Che intendi? Che cosa diavolo ci fa un poligono alla base di una baita da sci? Scusa, ma tu l'hai conosciuto il padre di Josh? Sì. Lui si crede tipo Grizzly Adams. Vuoi provare? No, fai pure tu, Grizzly. Bene. Andiamo. Speriamo che ho una mira perfetta, così almeno ci potrà difendere. Ah, adesso sono io lui. Quindi, ok, proviamo a mirare quello. Ah, lì, mi sta dicendo che di mirare. Va bene, l'ho visto ora. Ok, ora lì. Perfetto. Quindi la mira perfetta, wow, dovrei averla io corpo, allora. Tex. Grande, sono un duro. Sono un vero. Secondo sì, me sì, è sì. Un chiaro caso di fortuna del principiante. Non credo proprio, ragazza.
guarda, chiunque potrebbe colpire una bottiglia tanto grossa da così vicino. No. Niente. Lo scoiattolo non si tocca, poverino. Bel colpo. Ti ho appena fatto il culo. Ehi, cecchino, arriva la funivia. Aspetta, ci sto prendendo la mano. Dai, Chris, c'è la funivia. Spara a quei maledetti corvi. Adesso sono lui, va bene. Indizio trovato. Bello. Sono maschi, altezze. Secondo te il ricercato verrà a farci visita? Blackwood Pines. Qualcuno deve averci pensato. No, andiamo, questo posto è quasi sempre deserto. Nessuno viene quassù. Va bene. Quindi in poche parole dobbiamo chiamare la polizia se lo vediamo. Sì, sì. Grazie. Noi siamo coraggiosi e lo affrontiamo. Che è davvero strano ritrovarsi quassù dopo un anno. Già, sono arrivata qui. Specialmente dove sono morte quelle. Strano, è chiusa. Già. Ah, se chi la doveva aprire chiusa, se ne... fuori la gente. Ha detto così? Quale gente? Ha detto che una volta hanno trovato qualcuno che ci dormiva. Accidenti. Apriamo. Volete? Un vero gentiluomo. Sì, un vergine potrebbe si cacava ad entrare. Dice, facciamo entrare prima lei. Cos'è quello? Credevo la cabina fosse più vicina. Dovremmo aspettare. Per una mente un corpo sambo dove andare a vivere. Anche per dei ricconi. Non sono così ricchi. Hanno solo una montagna. Ah, quindi non è essere ricchi. Cosa sarebbero queste le telecamere? Finalmente, vieni. Ma, beh, volevo restare qui a schiacciare un pisolino, ma... Ok. Come al ballo della scuola. Si comincia. Sì, l'avventura ha inizio. Oh, spero sia stata la scelta giusta. Perché? Sai, ritrovarci tutti insieme per l'anniversario. Josh sembrava davvero contento che ci ritrovassimo. Già, sì, è felicissimo. Credo di non averlo mai visto così eccitato per qualcosa. Bene, bene. È difficile capire come sta. Ero un po' preoccupata. No, no, è stata una buona idea. Spero che anche gli altri la pensino così. Siamo tutti qui, no? Grazie, sei proprio un vero amico. Senti, basta parlare del passato, godiamoci il viaggio. Sai cosa, hai ragione. Sai come ho conosciuto Josh? No. Ok, eravamo in terza. Josh era in fondo alla classe, io in prima fila. Ci ignoravamo completamente. Poi il ragazzino seduto accanto a lui ha tirato il reggiseno a quella che stava seduta di fronte. Così l'insegnante l'ha spostato davanti, dove ero seduto io. Ok, e? E così sono finito dietro. E? Ero accanto a Josh e così ci siamo incontrati. E siamo diventati amici, fino a oggi. Fatti l'uno per l'altro. Se non fosse stato per Ginny Simmons, che ha raggiunto la pubertà con 3 anni di anticipo, e se quel giorno non avesse indossato una maglietta che lasciava intravedere il reggiseno, chi lo sa, potresti essere su questa funivia da sola. Proprio ora. Oppure potresti parlare con un'altra persona. Boom. Effetto farfalla. Effetto farfalla. Ok ragazzi, il video lo faccio finire qui, perché sennò questo capitolo è lunghissimo, quindi credo che lo spezzetterò in 2 video. Se il video comunque vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Bella ragazzi.